Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace del Signore sia con tutti voi. In queste settimane dell'anno della fede ci stiamo fermando a meditare alcuni aspetti della nostra fede e anche la fede celebrata, cioè i sacramenti. Nei sacramenti la fede viene celebrata, cioè vissuta, proclamata, per cui noi nella celebrazione accogliamo i benefici della nostra fede, che è fondata su un polo, su una roccia, che è Cristo Gesù, il mistero pasquale di Gesù, morto e risorto per noi. Ha compiuto nel suo sacrificio la nostra redenzione e ci ha donato una vita nuova, ci ha adottato figli di Dio, ci ha fatto eredi della vita eterna. Abbiamo visto la settimana scorsa come la vita dell'uomo, del credente, si deve svolgere nello spirito del risorto, nello spirito di gioia, nello spirito di festa, non festaiolo, festa cioè di gioia, di appagamento dello spirito. Perché a questo noi tutti siamo chiamati. Ora Gesù con la sua passione, morte e risurrezione ha iniziato una nuova creazione e ha rinnovato tutte le cose. Ha rinnovato la vita dell'uomo, ha rinnovato anche la vita sociale dell'uomo, primo fra tutte l'unione matrimoniale. Il matrimonio è non una istituzione umana come tante vorrebbero far credere, è invece opera della creazione di Dio. Quando a Gesù fu chiesto se un uomo poteva o meno rimandare la propria moglie, dal momento che anche Mosè aveva consentito di farlo, Gesù rispose: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Gesù richiama cioè qualcosa al di sopra di Mosè, precedente a Mosè, la creazione stessa, guastata però dal peccato. Il peccato ha disorientato l'uomo e quindi noi nasciamo peccatori, noi c'è quello che noi chiamiamo il peccato originale. La scienza oggi si sta interessando molto a questo problema della trasmissione del danno del peccato originale. Naturalmente la scienza non parla di peccato originale, parla della natura umana così come la si trova ai nostri giorni. La scienza poi, basata sull'indagine, vale a dire si osservano i fenomeni, si confrontano e quando ci sono degli elementi che sono comuni se ne traggono delle leggi. Se io prendo un sasso lo lascio cadere, prendo un pezzo di legno lo lascio cadere, prendo qualunque altro oggetto pesante lo lascio cadere, traggo la conclusione che i soliti cadono, che i pesi cadono ad una certa velocità, se ne può trarre una scienza e ricavare una legge. Così la scienza oggi sta accorgendo che c'è qualcosa al di là della trasmissione dei geni. Per via di generazione i geni che abbiamo si trasmettono, ma si trasmette anche qualcos'altro che va al di là dei geni. Per esempio, in una osservazione tra i pelli rossi dell'America del Nord si è notato che le donne che erano figlie di uomini dediti all'alcol, sposandosi avevano scelto uomini che non bevevano, e infatti questi uomini non bevevano. Ma poi dopo il matrimonio, per più dell'80% dei casi, questi uomini si sono messi a bere e ci si chiede come mai. Potrà qualcuno deviare, ma una massa così, e invece è una costante questo, perché c'è una solidarietà umana. L'uomo, avendo in sé uno spirito, ha delle capacità spirituali, trasmette anche i beni o i danni dello spirito che possiede in sé. E quindi
il disordine del peccato ha procurato anche nell'ambito della famiglia un disorientamento, tanto che ai nostri giorni molti non credono più nelle istituzioni del matrimonio. Qualche noto personaggio televisivo italiano dice che non bisogna divorziare perché non bisogna sposarsi. A che serve sposarsi? Non serve proprio. Bisogna che ogni persona soddisfi le proprie esigenze liberamente, senza bisogno di legarsi. Perché legarsi? Mentre la natura umana chiede dei legami. Noi vediamo nella famiglia i bambini che vogliono genitori uniti tra di loro e li vogliono costantemente uniti a loro. Non vogliono un uomo o una donna, i loro genitori, anche se hanno qualche difetto. Ognuno di noi ha sempre preferito i propri genitori ad altre persone più brave. Perché? Perché c'è un legame, non solo affettivo, ma spirituale, di comunione che lega genitori e figli. Allora ci vogliamo intrattenere, fratelli, in queste settimane, sulla realtà del matrimonio cristiano. E quando diciamo cristiano, diciamo rigenerato da Gesù Cristo, rinnovato da Gesù, ma in realtà il matrimonio è come Dio l'ha creato, quindi non è cristiano né musulmano né altro, perché il matrimonio è una istituzione della natura che vuole che ci sia la riproduzione attraverso la comunione d'amore, di vita, ma che ci sia prima ancora della riproduzione la comunione d'amore, in quanto l'uomo comunica alla propria sposa i suoi beni e la sposa nell'amore comunica allo sposo le proprie caratteristiche, i propri beni, le proprie qualità, e due si arricchiscono, si completano vicendevolmente nell'amore. San Paolo, parlando allora della natura umana, dice che la natura umana è composta di spirito, di anima e di corpo. Il corpo è la parte esteriore di noi stessi. Però vedete un po', quando noi parliamo, diciamo il mio corpo, chi è che parla? Se la persona umana si identificasse unicamente col proprio corpo, non dovrebbe dire il mio corpo, dovrebbe dire semplicemente io, mentre noi distinguiamo l'io dal nostro corpo, prendiamo il nostro corpo come parte di noi stessi, a testimonianza che c'è qualcosa di più che il semplice corpo nella natura umana, che infatti è composta anche di anima. E per anima noi intendiamo quella dimensione spirituale, non materiale dell'uomo. E voi chiederete: come facciamo noi a essere certi che c'è questa realtà nell'uomo? Semplice, ogni essere si conosce dalle attività che svolge. Ora l'uomo è capace di attività materiali, biologiche, fisiche, ma è capace anche di attività spirituali. Abbiamo anche in altre circostanze accennato a questa realtà, cioè l'anima dell'uomo, noi la conosciamo prima di tutto per le sue attività spirituali. Prima fra queste, la coscienza. La coscienza è la capacità di introspezione, di entrare in se stessi, di esaminarsi. E questo richiede appunto una capacità introspettiva, ma anche una capacità di andare al di là di ciò, delle sensazioni, di semplici ragionamenti. Ecco allora che se noi facciamo il confronto tra gli animali e l'uomo, troviamo che l'uomo è totalmente diverso dall'animale. L'animale obbedisce ai suoi istinti, determinato dagli appetiti che possiede, per cui deve mangiare per nutrirsi, per sopravvivere, deve riprodursi e deve cacciare, eccetera. L'uomo invece, fratelli, è capace di dominare i propri istinti, di dominare le proprie tendenze. Perché? Perché l'uomo ha una coscienza, è persona, cioè ha autonomia di pensiero, di volontà, di azioni, di determinazione, e quindi non è costretto dai propri istinti. Anche l'uomo ha degli istinti, ma a differenza dell'animale che non può farne a meno e non può che obbedire agli stimoli, l'uomo invece può dominare i propri istinti. Una volta eravamo in una gita, era ora di pranzo, tiriamo fuori i panini, ma c'erano degli immigrati lì che guardavano, e qualcuno prese il proprio panino e glielo portò.
se fosse stato un cane avrebbe detto mangio io, non tu. L'uomo è capace anche di frenare il proprio appetito per soddisfare i bisogni di qualcun altro. Quindi c'è una enorme differenza. L'animale non ha coscienza di sé, mentre l'uomo ha perfetta conoscenza e coscienza di se stesso. E quindi l'uomo ha una sua autonomia e per questo si dice che è persona. L'animale non è persona, perché non è soggetto di volontà. Non si può far prendere una decisione a un animale, bisogna stimolarlo, creare le condizioni perché si orienti in un certo modo. Ma senza quegli orientamenti l'animale non si decide. La seconda operazione spirituale che l'uomo esercita è quella della comunione d'amore. Io presente in te, tu presente in me. Gesù dice nel Vangelo, in quel giorno saprete che io sono nel Padre, voi in me, io in voi. Perché? Perché se i corpi agiscono per meglio entrare in relazione tra loro, per via di contatto fisico, uditivo, visivo e così via, le realtà spirituali entrano in relazione tra loro per via di compresenza. Io presente in te, tu presenti in me. Così due persone lontane possono essere presenti l'una all'altra indipendentemente dalla distanza, perché lo spirito, come vedremo fra poco, non ha bisogno di spazio e di tempo. Una terza attività spirituale che l'uomo esercita è il perdono. Io posso andare contro anche gli stimoli della carne, come l'ira, il risentimento, desideri di vendetta. L'uomo può fare questo, si può determinare. Infatti l'uomo, proprio perché persona, gode di quella che è la libertà, intesa non come capacità di fare quello che vuole, ma come invece capacità di dominare se stessi, di autodeterminarsi e di fare dono di sé, indipendentemente dagli stimoli che può avere in se stesso o che può ricevere dall'esterno. Prendete poi il profeta, il veggente, può vedere in antecedenza quel che avverrà dopo. Abramo, dice Gesù, 1800 anni prima di lui, vide il suo giorno e godette. Come fece Abramo a vedere il giorno di Cristo? Nello spirito, perché gli occhi non potevano vedere a distanza di 1800 anni, tantomeno il suo cuore, la sua ragione potevano vedere, ma il suo spirito sì, perché lo spirito non conosce tempo. Vedete allora, fratelli, che l'uomo ha una grande dignità, e lo vedremo nel prossimo colloquio, nella prossima conversazione, questa grande dignità dell'uomo fatta a immagine di Dio. Ma oggi vogliamo fermarci un istante a considerare le differenze tra le realtà materiali e quelle spirituali. Infatti c'è grande differenza tra ciò che è materiale e spirituale. Innanzitutto le realtà spirituali, fratelli, si alimentano di spirito. San Paolo dice appunto: tutto quello che è vostro, spirito e anima e corpo, si mantenga irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cos'è lo spirito? Lo spirito, per spirito meglio, dobbiamo intendere in questo caso, oltre che a essere immateriale, dobbiamo intendere anche ciò che nutre la nostra anima. Se nel cuore di una persona, nell'anima di una persona, entra lo Spirito Santo, quell'anima viene invasa da amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà e così via. Ma se entra la malizia, quel cuore si perverte. Il cuore è come lo specchio, l'anima dell'uomo è come lo specchio che riflette in se stessa ciò di cui si nutre, ciò che ama, non solo, ma si trasforma in essa. E questa è una cosa molto bella. È tutto lo scopo, per esempio, della formazione, dell'educazione, dell'arricchimento, dello studio, della meditazione, della preghiera, trasformare la nostra vita. Noi ci trasformiamo in ciò che mettiamo nella nostra anima. Allora, quali sono le differenze principali tra le cose materiali e spirituali? Prima di tutto, le cose materiali hanno un principio e una fine.
Le realtà spirituali possono avere un principio, cioè la creazione, ma non hanno fine, per cui i corpi muoiono, le anime no, durano per sempre. Le cose visibili, scrive San Paolo nella seconda Corinti, sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. In secondo luogo, ciò che è materiale è soggetto alla legge dello spazio. Voi adesso siete in un luogo, però non potete essere contemporaneamente, fisicamente, in un posto diverso. Così voi state vivendo questo momento storico. Ciò che è spirituale invece non è legato allo spazio, tanto è vero che io in questo momento, pur seduto su una sedia, posso andare col mio cuore a visitare gli amici che ho lasciato qualche giorno fa in Spagna, oppure amici che ho lasciato in Australia, in Africa, in America. L'anima non è legata allo spazio e non è legata neanche al tempo, tanto è vero, come abbiamo visto prima, con lo spirito di profezia si può cogliere anche il futuro. Come si può richiamare come presente il passato, quello che noi facciamo nelle celebrazioni, quando facciamo memoria del mistero di Cristo, richiamiamo al presente cose passate, non ricordandole, ma rendendole presenti, perché le realtà spirituali appunto non tramontano mai. E San Paolo poteva scrivere ai cristiani di Corinto: io assente col corpo, ma presente con lo spirito. Sono presente in mezzo a voi con lo spirito e giudico come se fossi presente colui che ha compiuto certe azioni. La terza caratteristica, diversità, è tra le attività esteriori e quelle spirituali, è che le attività esteriori, materiali, sono regolate da leggi, leggi biologiche, leggi fisiche, leggi morali, quando invece le realtà spirituali non cadono sotto la legge. Se una mamma ama la propria creatura, non c'è bisogno di una legge che le dica prenditi cura del tuo bambino, ma se una mamma non ha una vita interiore sana, allora bisogna prescriverle delle regole che la stimolino a comportarsi in modo corretto. Quindi le leggi riguardano sempre le realtà esteriori. Io posso dire a due sposi: non separatevi, non offendetevi, ma non posso prescrivere loro di amarsi, perché l'amore è una decisione interiore che non dipende da cose esteriori, dipende invece dallo spirito che uno ha dentro di sé. Per cui l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, invitava i suoi cristiani dicendo: vi dunque camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Lo spirito non cade sotto le leggi. Per cui sia nel Vangelo che nelle lettere dell'Apostolo Paolo si parla di questa lotta tra carne e spirito, e Gesù è venuto a portare a noi la libertà dello spirito. Quando tu ami non uccidi, quando tu ami non rubi, non offendi, anzi doni. Ma se non ama, una persona può essere portata ad uccidere, a rubare, a offendere e così via. Nell'amore tutte le leggi sono già adempiute, l'amore stesso è vita. L'amore è vita, vedete la bellezza della vita spirituale, fratelli, la ricchezza che c'è dentro di essa. Infatti l'Apostolo dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Un'altra differenza ancora tra le cose materiali e spirituali è appunto questo, che le realtà materiali entrano in relazione per via di contatto, quelle spirituali per via di presenza. Io presente in te, tu presente in me. Come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: in quel giorno saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
E ancora Gesù nel Vangelo di Giovanni, nella preghiera sacerdotale rivolta al Padre, dice: ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Quando due sposi donano sinceramente la propria vita l'uno all'altro e si amano con lo Spirito, avviene che i due si fondono in un essere solo. I due non saranno più due, dice la Scrittura, ma una carne sola. Questa fusione non avviene per via fisica, che è impossibile se non limitatamente, avviene per compresenza spirituale, per cui il cuore della moglie sta in quello del marito e viceversa. I due non sono più due, ma come una persona sola, unite nell'amore. E da ultimo guardiamo anche questo altro elemento, che mentre i corpi godono di beni materiali, le anime godono di beni spirituali. L'anima dell'uomo gode principalmente di Spirito Santo, dello Spirito di Dio. Per cui l'Apostolo Paolo poteva dire: tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si mantengono irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Così parla ai Tessalonicesi e agli Efesini, raccomando: non rattristate lo Spirito Santo di Dio col quale foste segnati per il giorno della vostra redenzione. E lo Spirito appunto gode di beni spirituali, gode del bene, unicamente del vero bene. Infatti c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando uno dà, gode più di quanto riceve. Vedete allora, fratelli, la bellezza della natura umana. Ognuno di noi ha questa grande dignità di figli di Dio. Lo esamineremo meglio nella prossima conversazione. Sono cose che in parte abbiamo già accennato, ma che vogliamo ribadire e stimolarci a comprendere che questa realtà del matrimonio è una realtà santa, molto elevata. Dio stesso nella Bibbia, per manifestare se stesso, si assomiglia ad uno sposo innamorato della sua sposa. Ora, se usa questa immagine, vuol dire che l'immagine è adeguata a esprimere questa grande realtà dell'amore di Dio verso gli uomini. E vogliamo concludere con una breve preghiera dicendo: Signore, tu ci hai fatto a tua immagine e somiglianza, infusi in noi il tuo spirito d'amore. Ci hai resi in tutto simili a te, ci hai resi esseri spirituali, ci hai fatti figli tuoi, ci hai resi esseri immortali, erede della gloria eterna. Signore, dobbiamo confessare che noi non comprendiamo tutta la ricchezza, la bellezza della dignità che hai posto nella natura umana. Per questo spesso ci giudichiamo, ma anche ci maltrattiamo. Aprici mente e cuore all'accoglienza di questa visione della grandezza della dignità dell'uomo, perché non soltanto viviamo santamente, ma ci prodighiamo perché nessuna creatura umana sia mai profanata dal peccato, danneggiata dalla miseria, dalla fame, sia denigrata dalla corruzione e da ogni elemento che lo possa non far assomigliare a te, ma degradarlo e renderlo simile allo spirito del male. Signore Gesù, rinnovi in tutta la tua Chiesa l'effusione del tuo spirito e aprici mente e cuore, perché ci innamoriamo di quanto Dio ha fatto in noi, a lode e gloria del suo nome. E tu che sei lo sposo della Chiesa, guida tutta la tua Chiesa alla riscoperta della bellezza della sua dignità e della grandezza della sua missione nel portare al mondo la pace, nel portare al mondo il dono della salvezza e della vera dignità dei figli di Dio. Tu Vergine Santissima, che giusci sempre per il bene dei tuoi figli, accompagnaci in questo cammino. Amen.